Gesù sputa per terra, fa del fango, lo mette sugli occhi di questo cieco. Voi sapete che Gesù spesso parla con i gesti. Nella Bibbia viene raccontata la creazione dell'uomo, dicendo che Dio ha preso un po' di fango, l'ha bagnato, ha fatto dell'argilla, ha creato l'uomo. Naturalmente è un racconto simbolico, però Gesù vuole dire una cosa molto importante, che Lui vuole crearci di nuovo, vuole fare una nuova creazione. Non gli basta quella creazione che è stata fatta 15 miliardi di anni fa con il Big Bang, tutte queste cose che Gesù ha fatto la prima volta. Gesù vuole crearci di nuovo, farci nascere di nuovo, perché vuole farci diventare Suoi figli, perché vuole farci diventare capaci di amare, di vivere nella pace, perché noi non siamo stati capaci di vivere bene la prima creazione. Abbiamo rovinato quel mondo meraviglioso che Lui ci ha dato. Quest'uomo non ha nessuna colpa. Lui era cieco ed è stato guarito da Gesù. Non ha fatto niente di male. Eppure gli fanno un processo come se avesse ucciso 10 persone, come se fosse un criminale. Lui che non aveva fatto niente, l'unica cosa che aveva fatto era cieco, adesso ci vede. Guardate che può capitare anche a noi questa cosa in qualche maniera. Perché se tu preghi, vai in chiesa, va tutto bene. Ma se tu racconti che il tuo rapporto con Gesù ti ha cambiato la vita, se tu dici che questa fede che hai ti ha trasformato, allora sei un pazzo, allora sei uno da scartare, da evitare. Perché la fede va bene, la religione va bene, fin quando non c'entra troppo con la vita quotidiana. Allora, vedete, se non ti è mai capitato di essere un po' deriso, un po' guardato, distorto, un po' perseguitato, si vede che non credi veramente, Capite? Se non ti è mai capitato questo, si vede che non credi veramente. Il cieco non conosceva ancora Gesù, non sapeva chi Gesù fosse. Quando gli disse, conosci il figlio dell'uomo, e chi è? Eppure avete notato che pur non conoscendo Gesù si è messa a difenderlo. Ma siete matti? Cosa ha fatto di male? Volete perseguitarlo perché ha guarito una persona? Ma siete... avete sentito come si ribella a queste ingiustizie? Io penso che ci sono tante persone che magari non credono in Gesù, non conoscono Gesù, non vengono in chiesa. Però, quando i cristiani sono perseguitati, sono presi in giro, sono scartati, che ci difendono. Quante volte vi sarà capitato magari di essere un po' scartato, un po' perseguitato, ma qualcuno ti ha difeso. E tante volte era gente che non credeva in Gesù. Ma ti ha difeso, ma cosa ha fatto di male? Perché lo prendete in giro? Ecco, io penso che queste persone un giorno anche loro incontreranno il Signore. Queste persone rette, queste persone oneste, queste persone che pur non credendo hanno tanti valori dentro. Allora alla fine il vero cieco non era quello lì che non ci vedeva, perché lui pur non vedendo era in grado di capire tantissime cose. I veri ciechi erano i farisei, che pur vedendo non hanno voluto vedere. Pur vedendo dei segni grandissimi che Gesù faceva, si sono messi a litigare perché lo aveva fatto in giorno di sabato. Anche noi spesso siamo ciechi così, perché Dio ci manda 1000 segni nella nostra vita, ma noi facciamo finta di non vederli. Finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo, dice Gesù. Finché ci sarò io in questo mondo, ci sarà una luce per ogni uomo. Gesù sarà un punto di riferimento per ogni persona. Mica solo per i cristiani, guardate, Gesù è un punto di riferimento
per ogni uomo, per ogni donna. Spesso è stato seguito, imitato da tantissime persone, anche di altre religioni, anche di altre confessioni, anche di altre chiese, non so. Gesù è un punto di riferimento per tutti. Mi ha colpito molto il Papa che riparlava ai preti, no? Sapete che ha fatto un incontro con i preti di Roma. A parte il tono molto familiare, come spesso fa questi incontri il Papa, gli fanno delle domande che lui non sa neanche prima. In quel momento dice quello che gli viene in mente, però dice non prendetelo troppo come oro colato, quel che dico, no? Non sono neanche troppo sicuro della questa umiltà. E dice così, che i cristiani sono necessari per il mondo. Non è detto che tutti devono diventare cristiani, ma rendono presente un messaggio dei valori, che sono quelli di Gesù, di cui il mondo ha bisogno per essere se stesso. Allora capisci quello che dice la seconda lettura. Un tempo eravate tenebra, ora siete la luce del Signore. Se noi cristiani siamo veramente cristiani, noi siamo una luce per l'umanità, perché noi continuiamo a far sì che Gesù sia presente nel mondo, che questa luce ci sia ancora.